rinnova l'appuntamento con il presepe vivente anche ad Oliveto, seconda edizione, un'edizione che però cresce ancora, soprattutto nei personaggi. Certo, quest'anno sono aumentate sia le postazioni che i personaggi e si è aumentato anche le date perché rispetto all'anno scorso che si faceva una sola uscita, quest'anno si fanno due uscite. Una è il 27 dicembre del 2015 e una è il 3 gennaio 2016, sempre dalle 16:30 alle 7. Tanti volontari che parteciperanno anche come figuranti, ci sono anche delle novità, no? Per quella che sarà una passeggiata nel borgo storico di Oliveto. Sì, logicamente tutti quest'anno abbiamo cercato di migliorare, diciamo, alcuni accorgimenti l'anno scorso che non ci sembravano tanti adeguati. Ci siamo adeguati e abbiamo dei nuovi personaggi, delle nuove postazioni e diciamo che le persone hanno accorso al nostro richiamo, insomma. Sarà attivo anche un bus navetta? Sì, sarà attivo un bus navetta con un parcheggio presso la Polisportiva Albergo. Bene, dove lì verrà allestito un parcheggio e la navetta sono due navette che portano su, essendo la strada viene fatta a senso unico. E quali sono gli orari per partecipare, per vedere appunto il presepe vivente di Oliveto? Allora, come ricordo, il presepe vivente aprirà alle 16:30 fino alle 19.